Buongiorno, oggi grazie Tiberio per avermi ricevuto. Sono con Tiberio Ancora per svelare quello che magari per tante persone che ci seguono è un mistero, no? Chi è Tiberio Ancora? Io so che è il personal trainer del Chelsea, della Nazionale, della Juventus, di tante altre squadre, delle più importanti del mondo. Ma esattamente come si definisce Tiberio Ancora? Semplicemente, forse magari nulla di tutto questo, io sono semplicemente un personal trainer. Diciamo, messo insieme tutti questi anni, tutte le mie esperienze, prima in prima persona come atleta, da calciatore, e poi con i vari studi conseguiti nel corso di questi anni, sono diventato un personal trainer e sono riuscito a trasmettere ad oggi quelli che sono i miei concetti di base su allenamento e alimentazione. Un riferimento autorevole come sei tu nel mondo dello sport è un'indicazione utile per tutte le persone che vogliono avvicinarsi a questo mondo. Ma esattamente tu quando hai iniziato, come sei arrivato poi a creare quello che oggi è il tuo metodo di lavoro, giusto? Sì, diciamo, io sono sempre stato uno sportivo e lo sono tuttora. Nel corso di 30-35 anni di esperienza, ho vissuto in prima persona, il lato del fitness, come un credo proprio per il proprio benessere fisico. E quindi in tutti questi anni ho sempre frequentato palestra, mi sono sempre allenato, oltre all'attività di calciatore professionista che ho fatto in tanti anni. Ho iniziato a studiare che avevo 32-33 anni e ho giocato fino a 40 anni, e mettendo in pratica tutto quello che insomma, credevo che fosse opportuno per un atleta, e mi ha allungato la carriera anche a me. Nel momento in cui ho smesso di giocare a 40 anni, e ho aperto subito uno studio di personal trainer cercando di divulgare quelle che sono state le mie esperienze decennali, e mettendo tutto insieme credo di aver creato quell'arma vincente che oggi magari mi porta ad essere considerato ed essere apprezzato a livello Certo, nazionale. certo, certo. È Quindi così che questo. nasce il tuo allenamento funzionale, no? Quindi un modo di allenare contemporaneamente tutto il corpo, un allenamento intensivo, ma che deve essere anche coniugato opportunamente con una corretta alimentazione. Sì, diciamo andiamo per gradi, no? Nel senso che l'allenamento funzionale io ci sono arrivato dopo, perché Sì. magari fino a 7-10 anni fa l'allenamento funzionale non si sapeva neanche cosa Certo. fosse. E quindi diciamo io ho iniziato 35 anni fa a fare palestra tradizionale, ho portato avanti questi concetti per tantissimi anni. Poi ho scoperto, confrontandomi con queste squadre di alti livelli, che esistevano anche altri riferimenti per stimolare il corpo e ottenere più risultati. Credo attualmente che l'allenamento funzionale, per via dei benefici che può avere, perché ti migliora la forza, la resistenza, la coordinazione e tanti altri valori importanti, credo che sia l'allenamento più adatto per ottenere risultati. È chiaro che l'alimentazione recita un ruolo fondamentale in questo percorso, perché altrimenti i risultati saranno sempre al 50%. Certo. Quindi l'allenamento funzionale non è soltanto per gli atleti professionisti. Chiunque può fare un allenamento e ottenere delle buone performance, no? Se poi l'obiettivo è il benessere psicofisico. Ma assolutamente sì, l'allenamento funzionale è fattibile a tutti, dal ragazzino di 5-6 anni alla persona più anziana, perché a secondo della condizione di ognuno, dato che è un allenamento che rispetta dei movimenti naturali del tuo corpo, si riesce ad adattare e a scomporre tranquillamente per rendere fattibile una seduta per una persona che si presenta in sala per la prima volta o che magari ha 20 anni di esperienza o che magari ha soltanto qualche mese di attività fisica. Quindi l'allenamento funzionale è fortemente indicato per tutte le persone, perché è reso fattibile a tutti.